Buonasera. A inizio questa sera un ciclo di trasmissioni di musica leggera dal titolo quanto mai significativo, Senza Rete. Senza Rete è un programma andato in onda dal 1968 al 1975. È proprio qui che si possono sentire artisti del calibro di Mina, Iva Zanicchi, Giorgio Gaber e tanti altri che si esibiscono per la prima volta dal vivo, in diretta TV. L'idea è quella di lasciare libero spazio ad un artista, in cui possa cantare i suoi più grandi successi senza nessun supporto, appunto senza nessuna rete di sicurezza. Senza Rete è stato attinto appunto dal linguaggio del circo e viene usato quando un acrobate si esibisce senza alcuna rete di sicurezza. E anche qui i cantanti non potranno avvalersi di nessun mezzo tecnico, e questo vale anche per il regista, il personale di studio, dal fonico al cameraman, al regista, tutti quanti. Il bello è proprio questo, il rischio dell'errore, della sbavatura, ma anche dell'emozione incomparabile che si prova nel vedere un artista dare sfogo a tutta la sua energia. Da sempre la televisione riporta le immagini e i suoni catturati dalla realtà. Purtroppo, quando parliamo di musica, non è sempre così, soprattutto nel caso di quella leggera, che non viene quasi mai trasmessa in diretta, ma ricorre piuttosto all'espediente del playback. Ma non sempre il playback viene utilizzato per dare l'illusione della perfezione. In passato, diversi artisti sono ricorsi a questa tecnica, soprattutto per motivi di salute. La vittoria a Buongiorno Tristezza. Claudio Villa, ammalato, sarà presente in gara con la sua voce registrata. Buongiorno tristezza, amica della mia malinconia. Molti artisti nel corso degli anni si sono rifiutati di cantare in playback, sentendo offesi il loro talento e le loro capacità di performere. È il caso dei Queen, ospiti a Sanremo nel 1984, anno in cui sono costretti dalla direzione artistica dell'epoca a cantare in playback. La band e soprattutto il frontman Freddie Mercury svelano platealmente l'inganno, decidendo di non cantare e mettendo in evidenza il fatto che il microfono fosse spento. Alla fine della performance, Mercury abbandona il palco senza nemmeno i saluti di rito. Ma il malcontento degli artisti non sfocia sempre in rabbia o in rifiuto. I Muse, ad esempio, decidono ironicamente di invertirsi i ruoli durante la loro esibizione a Quelli che è il calcio. So we thought we'd just arse about and all swap instruments and just have some fun with it really, rather than try and like mime seriously, because you always look like a tit if you're trying to mime seriously, don't you? So. Ma il playback non è una prerogativa italiana. Il programma musicale Top of the Pops si presenta come un caso emblematico per comprendere il punto di vista degli artisti in relazione al playback. I primi a ribellarsi furono i Nirvana nel 91 durante l'esibizione della preregistrata Smells Like Teen Spirit. Kurt Cobain restò immobile davanti al microfono, cantando a voce bassissima e modificando il primo verso del brano. Questi episodi celano l'insofferenza degli artisti, che si vedono così costretti a rinunciare alla possibilità di esibirsi live, relegando il proprio ruolo a quello di semplici imitatori. Nonostante la maggioranza degli artisti continui a protestare contro l'utilizzo di tecnologie che minerebbero, in qualche modo, l'artisticità delle performance stesse, la percentuale di casi in cui il playback o sistemi di supporto più nuovi e tecnologici come l'autotune vengono impiegati è in aumento.
Sembra dunque che il percorso sia già segnato e che la direzione intrapresa ci obblighi in qualche modo ad accettare sempre di più l'inevitabile utilizzo di strumenti di supporto, allontanandoci pian piano dalla visione che il playback sia una minaccia per l'arte, ma che sia piuttosto una risorsa.